panchine come il loro letto, dei vigili convinti di quei fregi comunali, ti prendono a scarpate come vogliono i maiali. Sfratto è il vocabolo dell'anno, padroni insoddisfatti di quei soldi che gli danno, ma le promesse fatte di parole molto chiare, pluridi trucchetti per poter farsi votare. Fate presto con quel centro commerciale, questa sera lo dovete finire. E per anni queste case popolari continueranno a marcire. Basta col problema dell'affitto, non è un privilegio ma un diritto. Strutture evanescenti o palazzi diroccati che aiutano a gonfiare le tasche agli altolocati. La casa la pretendo al costo di occupare, ma il regime che comanda è pronto a sgomberare. Crolla il morale della gente, la vita a lavorare che non è servita a niente. Ma quando l'alluvione poi l'Italia ha violentato, si sono ritrovati in una tenda in mezzo a un prato. Fate presto con quel centro commerciale, questa sera lo dovete finire. E per anni queste case popolari continueranno a marcire. Basta col problema dell'affitto, non è un privilegio ma un diritto. Padroni insoddisfatti di quei soldi che gli danno, ma le promesse fatte, le parole molto chiare, floridi trucchetti per poter farsi votare. Crolla il morale della gente, la vita a lavorare che non è servita a niente. Ma quando l'alluvione poi l'Italia ha violentato, si sono ritrovati tutti quanti in mezzo a un prato. Ma momentaneamente i mattoni sono finiti. Cercate di adattarvi dentro quei prefabbricati, questioni di decenni e sarete sistemati. Fate presto con quel centro commerciale, questa sera lo dovete finire. E per anni queste case popolari continueranno a marcire. Basta col problema dell'affitto, non è un privilegio. Non è un privilegio. Non è un privilegio, ma un diritto.